amici che seguite Masca Lucia Doc. Mio nonno era un caffettiere quando eravamo felici ma non lo sapevamo. Questo libro del 2009 e poi La stanza dello scirocco, uscito da manco 15 giorni, sono opera di Francesco Rapisarda, con il quale oggi avremo il piacere di parlare, che molti di voi riconosceranno. Lui è un mascalucioso doc che nel 78, quindi 40 anni fa, si è trasferito prima a Venezia e poi dopo 8 anni a Roma, che è molto legato a Masca Lucia per diverse storie, dalla Corale Santa Cecilia e non solo, dalla pubblicazione di questi libri in cui lui espone le sue memorie. Oggi gli chiediamo, siamo qui, Franco, sono stato autorizzato a chiamarla così. Come no? Franco, intanto buonasera. Buonasera, e grazie di essere. Adesso in questo momento siamo a Massa Annunziata, la delegazione comunale. Franco, allora io ti chiedo, per quelli che non sanno chi sei tu, una sintesi del tuo legame con Masca Lucia. Sì, io innanzitutto ringrazio Masca Lucia Doc che mi ha dato la possibilità di esporre un pochettino quello che è il contenuto dei libri e che da qualche tempo sta facendo questa opera meritoria di ricostruzione del nostro passato, che penso che come si dice con un'espressione abusata, chi non ha storia non ha un futuro. E noi siamo sulla stessa lunghezza d'onda per cercare di ricostruire quello che era Masca Lucia, non con un semplice rimpianto di quello che è stato e che non è più, ma come un punto di partenza per poi arrivare a nuovi traguardi, a nuovi obiettivi. D'altra parte i tempi passano, il tempo passa, le situazioni cambiano e non si può rimanere legati al passato. Però è importante non perdere la cognizione del passato, soprattutto con il primo di questi due libri. Adesso scusate perché la domanda era diversa, poi entriamo nel tema dei libri. La domanda era qual è il mio rapporto con Masca Lucia. Devo dire che io sono arrivato a Masca Lucia un po' tardi, nel senso che sono arrivato quando avevo già 12 anni, perché mio padre era nell'aeronautica militare e quindi da piccolo la famiglia seguiva l'attività di mio padre, quindi siamo stati a Guidonia, che è vicino a Roma, a Latina, e a Taranto, poi finalmente siamo arrivati qui a Masca Lucia. Quindi siamo arrivati a Masca Lucia, avevo 12 anni e ci sono rimasto fino al compimento dei 27 anni, quando ho vinto il concorso all'ANAS e sono partito per Venezia. Devo dire che sono stati gli anni, per usare una frase di Renato Zero, i migliori anni della nostra vita, perché è il momento della giovinezza, è il momento in cui Masca Lucia viveva un fermento di iniziative più svariate, che spaziavano dalla parte apparente, festaiola, a cose molto più importanti e impegnative, che davano veramente un'impronta fondamentale al nostro paese. Purtroppo questo legame, che si è interrotto nel 78, non mi ha dato più la possibilità di venire con regolarità a Masca Lucia. Poi anche dopo la morte dei miei genitori, le incursioni, certo, su Masca Lucia sono state sempre meno frequenti, però ogni volta quasi quasi mi illudo di ricominciare lì dove avevamo interrotto. Ti do l'aggancio, sì. Come ho detto, nel 2009 tu hai pubblicato questo libro. Perché l'hai scritto? Ma io l'ho scritto, era una mia vecchia idea di mettere su carta i pensieri e le impressioni, i fatti, le persone di quell'epoca, di quel periodo.
Tra l'altro, inizialmente, quando tu ti trovi di fronte a dei fogli bianchi, veramente vai nel panico perché non sai da dove cominciare. Però una volta cominciato, le cose sono uscite fuori una dietro l'altra, addirittura portando alla luce degli avvenimenti, dei fatti che avevo dimenticato, ma che mi sono venuti in mente collegandoli con altri. Io ho visto molte delle vostre interviste, per esempio anche a Vito Corsaro o ad altri, ed ho trovato molti elementi di contatto, molti avvenimenti sono stati raccontati anche da loro e io li ritrovo nella mia esperienza perché era un vissuto comune. Ecco, questa era la caratteristica del paese, paese fra virgolette, cioè era una comunità che viveva insieme tutte le esperienze, le iniziative e gli avvenimenti della vita sociale. Quindi tutto si svolgeva insieme, tutto si svolgeva con la partecipazione di tutti, ognuno dava il suo contributo. Piccolo, grande, a secondo Certo. le proprie possibilità. Così, per esempio, il carnevale era una festa che si viveva in piazza, una festa che si viveva in comune, che vedeva, per esempio, la sfilata dei carri infiorati, vedeva i gruppi in maschera che, diciamo, ognuno dei quali si preparava di nascosto dagli altri in modo da fare poi arrivare la sorpresa all'ultimo Certo. minuto. Ci sono stati dei gruppi in maschera veramente, veramente eccezionali. Diciamo i due poli su cui ci si riferiva di più erano quelli del Bar Caruso, le sorelle Caruso, che erano loro delle organizzatrici. Fra l'altro il Bar Caruso era quello che metteva, dal Bar Caruso si regolavano gli altoparlanti, quindi la musica in piazza si ballava in piazza. E le sorelle Marletta, per esempio, che anche loro erano diciamo fra quelle che preparavano questi gruppi in maschera, ma veramente fatte bene, coloratissime, da temi proprio importanti. Poi vabbè, c'erano le feste religiose, perché tutta la vita del paese si svolgeva con la cadenza delle feste religiose e civili. Si passava che ne so, dal Natale al Carnevale, dal Carnevale alla Quaresima, alle feste di Pasqua. Passato Pasqua c'erano le feste del Corpus Domini con le processioni, gli altarini fatti con i fiori, il profumo della ginestra, tutta questa attività. Diciamo di carattere religioso collegata alle feste del Corpus Domini. Dopodiché c'era la parte estiva che era un fiorire di tornei, di calcio, di pallavolo, poi c'era la festa dell'uva, poi c'erano i morti, dopodiché si ricominciava con le festività di Natale e tutto quanto quello che era collegato fino ad arrivare all'Epifania e poi si ricominciava da capo. Ecco, questo era la partecipazione di tutti alla vita sociale. Eravamo anche facilitati dal fatto che eravamo, diciamo, intorno ai 4.000 abitanti, Certo. quindi era veramente poi Facile. facile vivere insieme con 30.000 persone, un po' un problema, penso, un po' Certo. difficile. Franco, prima di farti presentare il nuovo libro, così abbiamo di questa esclusiva su Masca Lucia Doc, ecco, oggi tu sei venuto qui a Massa Annunziata per un evento che poi vi sveleremo. Essere importantissimi perché vedi riuniti tantissimi mascalucioti che non sono più a Masca Lucia. Ecco, tu Franco, come rappresentante di Masca Lucia, di mascalucioto fuori di Masca Lucia, venendo qui nel 2018, quindi dopo 40 anni, la tua prima impressione di Masca Lucia che non è più come quella dei tuoi ricordi? Devo dire che purtroppo quando io penso a Masca Lucia la penso con un misto di odio e di amore, perché per me Masca Lucia è sempre stato un punto di riferimento, una stella polare verso cui cercare di navigare, però molte volte, scusate, e quando sto
a Roma o sono stato fuori da altre parti, penso sempre con nostalgia a Masca Lucia, ma la Masca Lucia che io ricordo, che io adoro, eccetera, non c'è più. E quindi quando arrivo qua sono pieno di illusioni che poi in poco tempo si distruggono, ma è normale che si distruggano perché la mia Masca Lucia non esiste, quindi pure io mi illudo di ritrovare delle cose che in realtà non ci sono più. Che ne so, anche il fatto stesso, se vieni in estate, a una certa ora c'è una specie di coprifuoco, non c'è più nessuno. Io mi ricordo che noi stavamo serate intere a chiacchierare anche del nulla, a ridere di niente, sui gradini della chiesa qui oppure al San Vito oppure sui gradini del municipio, eccetera, e si viveva, cioè nel paese viveva anche la notte. Qui adesso siamo arrivati a una situazione in cui sembra che prevalga la paura, sembra che prevalga il sospetto degli altri. E non c'è più quella vita comune fatta anche di cose stupide, di scherzi, di cose che oggi forse che siamo più raffinati su certi gusti, forse li guardiamo come dire, anche con un certo disprezzo, diciamo così, ma in realtà era proprio il succo della vita quello, perché noi gustavamo giorno per giorno quelle che erano le opportunità che il paese ci offriva, che la vita ci offriva, e le gustavamo. Forse oggi si ha troppo e per cui non c'è neanche il gusto dell'invenzione, del trovare, del conquistare, del guadagnare qualcosa. E oggi è come se fosse tutto scontato. Vi volevo dire che, diciamo, a parte queste attività di carattere ludico, di carattere sociale, c'erano delle attività anche belle dal punto di vista culturale. Qui c'era un giornale storico che era stato fondato, che era il Semaforo, e poi c'era anche, ne fu creato anche un altro che era il Tanzebao, sulla base dell'esperienza del 68, eccetera. E, che ne so, poi si faceva teatro. Noi facevamo teatro, diciamo, più dialettale, più orientato verso le commedie di Martoglio. Poi c'era il gruppo teatrale che poi si è sviluppato del teatro, certo. che invece ha affrontato temi molto importanti. Il nostro era molto più semplice, più terra-terra, più, come dire, più immediato ma meno culturalmente, meno impegnato. Però per esempio noi facevamo anche delle attività di preparazione alla scuola media per lavoratori che avevano bisogno della licenza media per poter lavorare. C'era la radio, che c'è ancora, però non so se che cosa fa. Diciamo che spaziavamo su un campo molto, molto largo di iniziative, non necessariamente di carattere religioso, ecco, questo è quello che volevo dire. Era un piacere, un passatempo, era un vivere comune. Beh, otto le mani, ultimissimo libro, La stanza dello sciocco. La stanza dello sciocco, anche un nome curioso, diciamo. Allora, io ho trovato una, diciamo, girando su internet, ho trovato un titolo che parlava, un link che parlava della stanza dello scirocco. La stanza dello scirocco era la stanza di alcune case nobiliari, soprattutto palermitane, dove soprattutto d'estate lo scirocco è imperante, e queste stanze dello scirocco in genere erano in posizione sotterranea, perché ci si riuniva in quelle stanze per rinfrescarsi, e dato che l'aria calda saliva in basso c'era più fresco, addirittura in alcune case c'era anche
c'era anche un rivolo d'acqua che scorreva per dare questo senso di frescura. E la stanza dello scirocco diventa la stanza dei ricordi, la stanza dove tu ti chiudi per ricordare le cose del passato. E questo diventa la stanza dello scirocco, diventa la stanza della memoria, la stanza dove rivivo diciamo avvenimenti veri, inventati, di vario tipo, perché ecco una domanda che mi era stata fatta molte volte: ma quello che tu dici è vero, è falso oppure no? Allora, su questo, sul primo libro, diciamo che la parte verità è quasi tutta. Alcuni fatti sono stati aggiustati, come dire, per racconto, esatto. Diciamo, per ragioni narrative. Altre sono state cambiate in alcuni particolari, in alcuni contenuti, ma diciamo che la gran parte di quello che è stato scritto corrisponde alla realtà. Ci ho avuto anche un dubbio per un certo periodo, un dilemma, se mettere veramente i nomi oppure no. Però siccome questo era erano fatti comuni, fatti che tutti conoscevamo e conoscevano, mi sembrava un artificio inutile, certo, mettere dei nomi falsi, i nomi veri per eventi veri. Questo qui, la stanza invece dello scirocco, ha varie sezioni. Uno riguarda Masca Lucia ed è per alcuni versi la continuazione di alcuni fatti che qui non c'erano, anche qui un po' aggiustati. Per esempio c'è un racconto che parla di tre personaggi di Masca Lucia che giocavano a calcio. Uno è irriconoscibilissimo, che è Turi Topolino, detto Topolino, purtroppo deceduto, che era che quindi quello che è raccontato è esattamente quello che è successo. Per altri due, un altro è Nunzio Centamore, e purtroppo anche lui deceduto, il terzo è un certo Paolo, in cui vengono mischiati gli eventi di due diversi personaggi, e quindi quello è un po' più, un po' diverso, ma gli altri due sono fedeli, sì. E quindi c'è questa prima parte, poi c'è una seconda parte che si chiama I cose di Catania, perché mio nonno aveva un modo di dire riferito a fatti un po' particolari che uscivano fuori dalla normalità, di cose in Catania, come se fosse un'eccezione, sì, particolare. E quindi racconto alcuni episodi della cronaca catanese o della storia catanese. Sono andato a trovare dei racconti o delle descrizioni di eventi che riguardano appunto la storia di Catania, sia dal punto di vista, per esempio, della costruzione abusiva dell'arco che passa nella via Crociferi, che fu costruito in una notte abusivamente per consentire alle monache di passare da una parte all'altra senza dover andare sulla strada, eccetera. E, insomma, è un po' questo. Poi, che ne so, vado un po' a raccontare le cose di Roma, alcuni eventi romani o personaggi che io ho incontrato o visto. C'è anche alcuni eventi abbastanza coinvolgenti, come la morte di uno dei compagni di classe di una delle mie figlie. Poi ci sta, che ne so, il Marchese del Grillo con tutte le sue mattate, eccetera. Poi c'è una parte che si chiama Ai confini della realtà, in cui ci sono dei racconti un po' fantasiosi, ma che hanno agganci nella normalità, nella quotidianità, ma poi insomma entrano in un campo un po' così meno razionale, non so se avendo l'idea. Sì, sì, sì. Ecco. Franco, quindi hai dato un ampio luce, ampia luce a
a quello che tu hai scritto, raccontato e vissuto. Questi Sì, libri, esatto. stavo dicendo, purtroppo oggi il campo dell'editoria è un'altra giungla Infatti, dove tu. dove possiamo reperirli, insomma. Allora, questi bisogna prenderli online, perché vengono pubblicati su un sito che si chiama ilmiolibro.it, Sì. che è di Repubblica, della Espresso. Repubblica e l'Espresso. Bisogna registrarsi e acquistarli. Fra l'altro, purtroppo ti impongono un prezzo minimo di vendita, per cui questo costava 16,50, non mi ricordo per quale motivo era venuto così. Questo nuovo, che poi alla fine è anche più ponderoso rispetto Sì. all'altro, perché è scritto più piccolo, non ho capito per quale Sì. motivo, forse per risparmiare pagine l'hanno stampato con un carattere più piccolo. Costa 15 euro. Il problema è che a questi 15 euro bisogna aggiungerci le spese di spedizione, Certo. che sono notevoli rispetto al costo Certo. del libro. Certo. Questo è. A questo punto, che dire, io Franco ti ringrazio e spero che possiamo continuare anche nel futuro la collaborazione, anche da lontano. Per me sarebbe un piacere, anche perché, ripeto, io sono diventato un po' il terrore dei miei amici, perché quando ho il modo di telefonare o di vederli de viso, ricomincio a sotterrare sotto una valanga di parole, perché non mi pare vero di poter parlare con qualcuno con cui ho condiviso. Sono stati 15 anni della mia vita, ma ripeto, sono stati 15 anni per me indimenticabili, insomma, e quindi spero che lo siano stati anche per loro. Ancora grazie Grazie Franco a e voi, grazie a grazie a tutti voi. coloro che hanno visto questo video. E complimenti per il vostro sito. Grazie.